c'è spazio anche davanti. Qui. Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qui a, diciamo, il nostro evento sperimentale. Intanto vi racconto un po' come nasce questa idea. L'idea del progetto Storia della Barbagia non è solamente un convegno a sé. Questa nostra idea nasce in una chiacchierata che ci siamo fatti con i relatori di oggi per sviluppare un po' di coscienza critica rispetto alla storia di Barbagia, provando a coinvolgere anche le scuole, di cui ovviamente ringrazio oggi sia gli insegnanti che i ragazzi per la partecipazione, e provando appunto a fare una convegnistica, chiamiamola così, strutturata in quattro epoche diverse, che poi vi spiegheranno meglio i relatori. Proseguiremo una seconda parte del progetto con i laboratori archeologici, con le classi delle scuole medie, per farvi capire, e si concluderà con una terza parte dove avremo una visita guidata e una rappresentazione storica che verrà curata da un'associazione di Cagliari. Vi presento i nostri ospiti: abbiamo Gloria Turtas, Marco Mulesu, Giuseppe Secche e Roberto Ibba. Tutti e quattro hanno approfondito, sono laureati e lavorano per l'università. Tre lavorano per l'Università di Cagliari, di Gloria invece per Sassari, e oggi andiamo appunto a fare un lavoro che è più un esperimento, ecco. Non si tratta proprio banalmente di una presentazione di un libro, come ne abbiamo fatto diverse, ma vorremmo anche un po' di interazione con voi, ecco. L'idea appunto delle tre fasi del progetto, che poi rimanga qualcosa sia agli alunni dopo la parte, diciamo, sia convegnistica che archeologica, sia agli adulti, di modo che questa ricerca poi venga tramandata nelle case e si sviluppi una coscienza maggiore di storia di Barbagia, che per quanto concerne noi dell'amministrazione comunale ci teniamo tanto a sviluppare un percorso in tal senso. Non vi tedio più di tanto, do la parola a Marco, che sarà il nostro primo relatore. Vi ringrazio ancora per essere presenti. Buonasera. Ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale di Cavoi, l'amico Giuseppe Seghe, per avermi invitato e avermi promesso di essere qui davanti a voi. Devo dire che è un uditorio piuttosto nutrito, anche variegato a livello generazionale, il che è bene, perché a noi fa piacere sempre confrontarci con un pubblico dinamico. Bene, mi scuseranno se mi alzo, ma bisogna un attimo di... perché vi ho portato qualcosina, qualche immagine per accompagnarci in questa disamina. Allora, innanzitutto, io sono un archeologo, mi chiamo Marco Mulesu, e la prima parte di questo discorso riguarda la fase della quale io mi occupo nel caso specifico, cioè l'Alto Medioevo. Mi perdoneranno se dovrò semplificare certe problematiche che in realtà meriterebbero un po' più tempo, ma visto che non vogliamo fare più note di così, farò certe disamine saranno un po' rapide. Allora, partiamo con un antefatto, ok? Noi sappiamo che
la Sardegna a un certo punto, no, nel corso della sua storia, incontra l'impero romano, che non è ancora un impero, quindi è più una repubblica, sta nascendo, no? Siamo nel terzo secolo avanti Cristo. E dopo la fine della guerra punica, della prima guerra punica, la Sardegna entra nell'orbita di Roma, d'accordo? E quindi cosa succede? Succede che tutta la cultura romana, gli studiosi dell'età romana cominciano a conoscere la Sardegna, a parlarne. E quindi parlano di un'isola che non è semplice, non è per così dire vuota, ma è ricca di popolazioni, di influssi, e queste popolazioni spesso litigano tra loro, d'accordo? E quindi ne parlano Tito Livio, Plinio il Vecchio, che mi rivolgo qui ai ragazzi più giovani, quando andrete a scuola, se andrete al liceo classico, se farete letteratura latina, incontrerete questi nomi, che parlano di vari aspetti, tra i quali in questo caso la Sardegna, e dicono che era ricca di popolazioni. Ora non vi posso soffermare, però voi sapete, no, che poi c'è l'idea dei barbaricini come una delle popolazioni, una delle più severe popolazioni, no, che i romani facevano quasi fatica a dominare. Ma è vero o no? Cerchiamo di capirlo. Un aspetto importante che noi non dobbiamo trascurare è che la storia che noi studiamo è spesso e volentieri storiografia, cioè ciò che gli autori, di solito contemporanei a un fatto, scrivono riguardo al fatto stesso. Ora però cosa succede? Succede che certe volte noi facciamo la storia in modo un po' retroattivo, cioè cerchiamo di vedere con l'occhio nostro i fatti del passato e cerchiamo di far parlare gli uomini del passato con una lingua simile alla nostra. Talvolta ci riusciamo, talvolta è un po' difficile. Allora cerchiamo di leggere i fatti con un'ottica che magari è più simile a quello che vorremmo fare noi, d'accordo? Quindi tante popolazioni, una apparente mancanza di testimonianze archeologiche nell'interno, quindi questo può essere, diciamo, un suggerimento per pensare che all'esterno, magari vicino alle coste, le popolazioni fossero più pacificate, più ricche, no? Più disponibili al confronto con le popolazioni dell'esterno. E invece dall'interno no, un clima più rigido, persone un pochino più, no? Più temprate, allora è meglio non averci a che fare con questi invasori che ci portano la loro cultura che noi non la vogliamo, allora non preferiamo stare per conto nostro. E questa è una teoria che ancora oggi noi conosciamo. Quanti di voi conoscono l'idea, no, del sardo dell'interno che non è mai stato dominato? Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Ebbene, io posso dirvi che dal punto di vista romano archeologico, voi gli unici punti cui non trovate traccia romana nell'isola sono la punta del Gennargentu e la punta dell'Imbara. Gli altri sì. Le strade che noi oggi percorriamo sono strade romane, la 131, la 195, la 125. Se voi prendete l'itinerario romano, sono ricalcate di sana pianta. Perché? Perché allora, come oggi, conoscevano benissimo il territorio, anzi lo conoscevano meglio, visto che loro non avevano l'ingegneria, l'avevano, ma mutatis mutandis, non riuscivano ad avere uno strumento come il computer, per dire, che adesso ormai ci sembra automatico. Ebbene, non lo avevano. Eppure loro riuscivano a conoscere il territorio, a viverlo, a trovare la strada giusta, a posizionare un insediamento vicino a un corso d'acqua, in un modo tale che non venisse per esempio invaso dalle piene, o che non venisse danneggiato in caso di forti piogge. Tutte queste soluzioni denotano un rapporto molto stretto col territorio, che è esteso a tutto il territorio, comprese queste zone. Quindi cominciamo già a picconare, per usare un termine cossighesco, il concetto di Sardegna dell'interno un po' rigida. Allora, noi siamo adesso partiamo effettivamente da questa immagine qui, che è un'immagine un po' famosa per gli addetti ai lavori. È il famoso limes, cioè limes è una parola latina, vuol dire confine, tra quello che vi ho detto prima, cioè la Sardegna delle coste e un pochino dell'interno finché si rimane un po' in pianura, una Sardegna dedita al commercio, con le città, con le strade, e poi questo interno che è la barbaria, no? Questo concetto, questa terra un po' aspra. Ora, adesso facciamo un salto, perché le barbarie sono una cosa, ma i barbaricini sono un'altra cosa. Voi non vi offendete se vi chiamano barbaricini, ci mancherebbe altro, ma dovete sapere che se voi foste stati nella Sardegna del VI secolo e vi avessero chiamato barbaricini, qualcuno di voi avrebbe potuto dire: ma che strano, io non sono mica africano.
perché lo scopriamo. Allora, sarà un discorso un po' rapido per motivi di tempo, quindi se vi perdete fatevi un cenno, io magari mi soffermerò molto brevemente nell'economia del discorso. Che cosa sono i barbariciti? Da dove spunta il termine barbaricino? Ebbene, la prima menzione di questo termine ce lo rivela uno storico, un giornalista di guerra, potremmo dire bizantino. Vedete che ogni parola, ogni concetto è un sistema di scatole cinesi che porta a un'altra problematica. Quindi, cosa vuol dire bizantino? Detto in parole povere, vuol dire dell'impero romano d'Oriente, che ha capitale Bisanzio, Costantinopoli, d'accordo? Siccome il Mediterraneo è una sorta di minestrone che continua a girare, no? A un certo punto la Sardegna, che già fa parte di un altro regno, il regno dei Vandali, arriva sotto l'orbita di Bisanzio, all'interno dell'orbita di Costantinopoli. I Vandali vengono sconfitti dai Bizantini, prendono la Sardegna, la annettono al loro regno, e esattamente come gli autori romani avevano iniziato a parlare della Sardegna, anche gli autori bizantini cominciano a parlare della Sardegna. In particolare uno per il secolo che ci interessa. Questo storico si chiama Procopio di Cesarea, che per gli addetti ai lavori è piuttosto famoso. Procopio cosa dice? Lui racconta le guerre che Giustiniano, conosciamo tutti l'imperatore Giustiniano, no? Che a un certo punto dice, va, questo impero d'Oriente è troppo piccolo, voglio unirlo all'impero d'Occidente. Allora comincia a conquistare, a fare battaglie senza quartiere, proprio il caso di dirlo, contro i precedenti domini, no? E allora va in Persia, un po' cerca di sconfiggere i persiani, poi va in Africa, sconfigge i Vandali, si riprende l'Africa, va in Italia, sconfigge i Goti, si riprende parte dell'Italia. Abbiamo riassunto in poche parole decenni di storia, fermiamoci alla parte africana. Quindi cosa dice Procopio? Procopio accompagna i generali Giustiniano nelle loro guerre e quando i generali vanno in Africa, Procopio comincia a parlare di chi sta in Africa, cioè i Vandali. E cosa dice? Dice che la situazione in Africa non era facile, perché i Vandali dovevano avere a che fare non solo con le popolazioni diverse che cercavano di conquistare i territori, come i Bizantini, ma anche con altre popolazioni africane esse stesse, che ovviamente non volevano farsi conquistare e che vedevano nei Vandali degli invasori. Queste popolazioni erano quelle che adesso sono, che stavano nell'attuale Mauritania e che infatti Procopio in greco, perché lui parla greco, chiama Maurusioi. Questi Maurusioi, dice Procopio, a un certo punto erano varie popolazioni. A un certo punto i Vandali, per cercare di pacificare un po' questa situazione, ne avevano preso un gruppo e li avevano mandati in Sardegna. Lo dice proprio, è molto preciso. Ah, questo è greco ovviamente, lo traduciamo a braccio. Allora, Bandiloi, i Vandali, in antico, precedentemente, no? Avevano questi barbari, cioè, pensate che barbaro è tutto ciò che non è greco prima, poi diventa tutto ciò che non è romano dopo, e in generale è tutto ciò che non è all'interno di una, diciamo, amministrazione, no? Quindi chi sono i barbari per i Vandali? Quelli che non sono Vandali, evidentemente, d'accordo? Quindi cosa succede? Succede che questi i Vandali prendono questo gruppo di Maurusioi, lo mandano in Sardegna, questi Maurusioi si stanziano, dice Procopio, nei monti sopra Cagliari, sopra Carrares, e cominciano a essere stanziali, cioè si fermano, dico, ammazza, bello questo territorio, quasi quasi ci pianto le tende, e così accade. Aumentano di numero nel giro di qualche generazione e siccome evidentemente il loro numero è troppo grande per legarli a un'autosufficienza, no? Per cavarsela da soli, iniziano a predare qua e là dalle zone intorno ad essi. E gli abitanti, per via di questo loro atteggiamento molto bellicoso, li chiamano barbarichinoi. Guardiamo un po'. Un popolo, una parte di un popolo, che a sua volta è parte di un altro popolo, che viene dall'Africa, mandato dai Vandali, e che prende questo nome stando sui monti sopra Carrales. Quindi vedete che la situazione non è facile. Andiamo avanti. Ricordiamoci di questo dettaglio perché ricorrerà. Abbiamo detto Giustiniano, progetto cosiddetto della Renovatio Imperii, cioè dell'unione, no? Di quella del rinnovo del dominio, annettendo parte, almeno in parte, dell'impero romano d'Occidente.
cosa succede? Sappiamo, l'abbiamo studiato a scuola, cosa fa Giustiniano quando a un certo punto capisce che le conquiste devono essere riformate? Dice, partiamo dalla legge. E cosa succede? Il Corpus Iuris Civilis, notissimo, no? Ciò che noi lo sappiamo forse, magari i più curiosi lo sapranno già, è che nel Corpus Iuris Civilis si parla anche della Sardegna, ragionevolmente, perché Giustiniano cosa dice? Allora bisogna rimettere in ordine tutti i vari possedimenti. Il Corpus Iuris Civilis noi lo studiamo come un concetto unitario, in realtà è un corpo, è fatto da diversi elementi. Uno di questi è il Codex Justinianus, cioè le leggi che Giustiniano promulga direttamente, cioè quelle che promulga durante il suo regno. L'intero corpus è un grande riordino delle leggi fino ad allora attive, però Giustiniano ovviamente aggiunge il suo, d'accordo? All'interno del Codex cosa dice? Dice che l'impero deve essere diviso in prefetture del pretorio, vi risparmio cosa siano, grandi entità territoriali. La Sardegna fa parte della prefettura del pretorio d'Africa e ha due funzionari che la governano, uno civile, detto preses, al plurale presides, quindi per il vostro preside deriva dal preses bizantino, più o meno a livello almeno terminologico, e poi il comandante militare, il dux. Ora, cosa dice Giustiniano, o chi per lui, nel Codex? Dice che il dux Sardinie, dux in Sardegna, abeat sede, se in infinitiva, ma avrà sede, iuxta montes, ubi barbaricini videntur. Il verbo video, vedere evidentemente, al passivo assume una connotazione di possibilità, sembrare. Quindi, presso i monti, no? Dove sembra ci siano i barbaricini, perché Giustiniano non è che lo sa, dovete immaginare la Sardegna non propriamente come una terra fotografata, no? Quindi le notizie che ci danno sono abbastanza evanescenti. Cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che magari Procopio ha detto a Giustiniano, guarda, attenzione che quella zona lì c'è un po' di pericolo, perché mi ricordo che i Vandali avevano fatto così e cosà, e allora Giustiniano cosa dice? D'accordo. Facciamo che il dux, cioè il comandante militare, sta nei dintorni della zona più pericolosa, giustamente, la zona dei barbaricini. Abbiamo ancora trovato una menzione dei barbaricini nella zona dove adesso si pensa ci siano i barbaricini? Te lo dico io, no. Bellum Vandalicum, la nota che abbiamo trovato prima, vedete i Maurusio inviati decenni prima dai Vandali, e poi un'altra nota, questo è sempre Procopio che parla, che cosa ci dice? Ci dice che in città, in Sardegna, c'è una città che si chiama Forum Traiani è evidentemente il Fordongianus. Siete mai stati a Fordongianus? Chi non c'è stato ci vada, perché è molto bella, sono delle terme meravigliose. Quindi cosa dice Procopio? Ci dice che vedete, polis de tu estinto neso sardoi, cioè in un'isola, nell'isola dei Sardi, che adesso si chiama Sardegna, è sempre greco, io gli ho detto prova a parlare in italiano, non ci posso fare niente, ma mi ha detto come tradurre. Quindi in quest'isola dei Sardi, che adesso si chiama Sardegna, l'ho precisa, c'è una polis, cioè una città, che si chiama Forum Traianum. Foro di Traiano, Forum Traiani, ok? Questa città, anzi così la chiamano i romaioi sono i bizantini che si sono sempre detti romani, no? Romani d'Oriente. Cosa succede sostanzialmente? Succede che questa città è sempre attaccata dai, guardate un po', quarta riga, si vede male, ma la possibilità è c'è la freccia? No, vabbè, ve lo dico da qua, Maurusiois, ricorre di nuovo il termine Maurusiois. Tois Nesiotais. Cosa vuol dire Tois Nesiotais? Isolani, perché vi ho detto prima che i Maurusioi non sono una popolazione sola, sono varie popolazioni. E Procopio, che sa bene, perché l'ha scritto lui stesso, di che cosa si tratta in questo caso, dice non sto parlando dei Maurusioi che stanno in Africa, sto parlando di quelli Nesiotais, di quelli in Sardegna, quelli che già a tempo prima i Vandali avevano portato. I barbarichino e epicalutai, cioè che vengono chiamati barbaricini, di nuovo. Quindi, facciamo un po' di salto perché mi sa che poi il tempo a mia disposizione sta esaurendosi.
perché se no non facciamo in tempo. Ma è molto minaccia. Come? No, ma ho la coda di pandeglia. facciamo un saltino, anzi, torniamo un attimo indietro qua. Ok, quindi questa è finora la situazione, d'accordo? I barbaricini ve li ho messi in ordine cronologico. Trentennio del VI secolo. I barbaricini sono vicino ai monti dove sembra ci sia, dove deve stare il Dux. Quali sono questi monti? Nella fonte non c'è scritto. Bellum Vandali con guerra vandala, 20 anni dopo. I barbaricini sono quei Maurusioi mandati, non si sa perché, dai Vandali, c'è chi dice per punizione, c'è chi dice come contingente militare, non è dato saperlo, che iniziano comunque a fare delle scorrerie, si piazzano sui monti sopra Carales e vengono chiamati barbaricini. De Edificis, ultima opera di Procopio, Giustiniano fortifica Forum Traiani perché i barbaricini la attaccano. Allora, il riferimento ai barbaricini di Procopio in rapporto a Forum Traiani è già più vicino a dove siamo noi, più o meno. Il problema è che se noi diamo fede a Procopio quando dice che i barbaricini sono qua, dobbiamo dargli fede anche quando dice che sono là, perché una delle due fonti collide con l'altra. Allora, o Procopio non ha scritto la prima parte, oppure nella seconda si è sbagliato. Siccome dal punto di vista archeologico non c'è una traccia, una, di una fortificazione Forum Traiani, perché voi dovete immaginare il Dux come il comandante in capo di un esercito locale, migliaia di uomini. Fortunatus non ha queste tracce, non ha fortificazioni, non ha tracce di caserma. Ha qualche sparuto corredo militare, ma siamo ben lontani dai grandi dalle grandi fortificazioni dei duces di altre parti dell'impero in quel momento. Quindi, se volete il mio modesto parere, Procopio lì si è confuso, perché lui in Sardegna non c'è mai stato. Gli devono aver mandato una nota in cui gli si dice: guarda, in Sardegna c'è questo, lui si ricordava di aver scritto magari dei Maurusioi, allora ha fatto 2 più 2 e ha ricollegato la città. Però a livello archeologico, cioè materialmente ciò che si trova in terra, non c'è una traccia che permetta di dire che proprio qui, negli edifici, ha detto la cosa giusta. Ora, non è l'ultima menzione dei barbaricini, perché vi ho fatto vedere questa slide prima, quelli erano noiosissimi confronti sulla fonte di Procopio, ve li risparmio. Noiosissimi per voi, ovviamente, a me piacciono un sacco come dettagli. Comunque, un altro che menziona i barbaricini è un'altra grande figura del Medioevo, che noi spesso associamo a un'idea di Medioevo già con i castelli, i cavalieri, no? Papa Gregorio Magno. In realtà Gregorio Magno, guardate un po', è al soglio pontificio dal 590 al 604, quindi alla fine del VI secolo e i primissimi anni del VII. È romano, perché la cultura è ancora quella, d'accordo? Tant'è che il suo nome è Gregorius Anici. Gli Anici sono una gens, una delle vecchie gens senatoriali, tra l'altro una molto ricca. La madre di Gregorio Magno, Santa Silvia, praticamente possiede mezza Sicilia. Quindi, Gregorio Magno cosa fa? Gregorio Magno scrive, è un grande scrittore ed è un grande imprenditore, perché la sua appartenere a una cultura di classe latifondista senatoriale fa sì che lui conosca come si amministra la terra, come si amministrano i grandi possedimenti, d'accordo? Quindi cosa fa? Scrive lettere ai vari emissari, ai vari sottoposti, no? Della classe sociale che compone la Chiesa, che in quel momento è una superpotenza. Lo è anche adesso, ma allora lo è molto di più. E cosa fa Gregorio Magno? A un certo punto scrive a un dux, che è lo stesso dux di Giustiniano, no? Che si chiama Zabarda, e gli dice: ah, guarda, sono contentissimo, perché tu sei riuscito a fare un trattato di pace con i barbaricini, e sei riuscito a farli convertire al cristianesimo. Ecco, immaginerete che per il Papa direi che è una cosa positiva. Dice dove sono i barbaricini? E poi cosa fa, siccome non si accontenta? Scrive al capo dei barbaricini, che si chiama Ospitone, che viene chiamato Dux Barbaricinorum, che è la controparte con la quale Zabarda ha stipulato il contratto. E gli dice: bravo Ospitone, ho mandato una lettera già a Zabarda, la mando anche a te, per cortesia istituzionale, ci mancherebbe altro. E allora cosa dice? Sono contento perché così, in questo modo, no, il tuo popolo è diverso rispetto agli altri, perché gli altri tuoi colleghi, tra virgolette, adorano ancora lignea et lapides, adorano ancora la pietra, adorano gli alberi, la natura, un po' animisti per capirci, no? Invece
tu e il tuo popolo vi siete convertiti al cristianesimo, quindi, no? Tanto di cappello. Gli dice dove sono? No. Ultima lettera. Cosa dice Gregorio Magno? Stavolta scrive al rector Patrimoni Sardinie, cioè vi ho detto prima che la Chiesa è una sorta di superpotenza, che ha dei possedimenti, possiede delle proprietà in città, possiede dei terreni, possiede degli schiavi, perché gli schiavi sono una merce, no? Quindi la Chiesa possiede degli schiavi che si chiamano rusticos, che mette a, anzi che si chiamano mancipia, scusatemi, che mette a lavorare nelle terre. E cosa fa Gregorio stavolta? Scrive al rector, cioè al responsabile del patrimonio della Chiesa in Sardegna, che si chiama Vitale, e gli dice: allora, siccome c'è un po' di crisi ultimamente, vedo che c'è carenza di manodopera, fai così, prendi un po' di mancipia barbaricina, schiavi barbaricini, e mettili a lavorare la terra. Dice di nuovo dove sono i barbaricini? No. Voi vedete che se noi oggi pensiamo a un'idea di dei barbaricini, noi sappiamo benissimo che siamo qua, ci mancherebbe altro. Eppure, da dove nasce questa convinzione? Io penso proprio che poi Giuseppe continuerà in questa disamina, ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le fonti alto medievali, voi capite bene che questo parallelismo è tutt'altro che veritiero. Può tranquillamente darsi, ma nella fonte non c'è scritto e il dato archeologico non conferma. Quindi io, da archeologo, devo dubitare di questa cosa, non devo dire che è vero solo perché adesso è vero. Mi spiego? E se ne sentono di ogni, tra cui infatti si sente anche che Ospitone è radiologo, e andate su Google, digitate Ospitone e trovate online. Con tutto il rispetto. E vi ho messo, vedete qui, in ordine cronologico, tutte le menzioni che abbiamo visto stasera, senza però una coordinata, una che sia attendibile, perché le poche coordinate che ci sono confliggono tra loro. E qui ho messo un piccolo dettagliuccio che penso di cui parlerà anche, Giuseppe, dove c'è un passaggio in cui succede tra barbari e barbaricini, un piccolo cortocircuito del quale però non vi parlo perché sennò Giuseppe mi uccide, giustamente. Però vedete, questa è l'ultima slide, quindi da qui ci salutiamo. Il concetto qual è? Vi leggo questo passo che è in realtà molto breve. Questo è diciamo l'abstract di questo libro, che è un romanzo, quindi non ha pretesa di storicità. Di conseguenza io non ho nulla contrario contro la sua stesura, anzi considero chi l'ha scritto una brava persona. Ospitone di Avalè, capo orgoglioso e pragmatico, vedete che ricorre sempre, no, il refrain del barbaricino tutto d'un pezzo, con rispetto parlando, sente che la pace raggiunta con i romani di Costantinopoli è come un cappio che rischia di strangolare i barbaricini. Vedete che ricorre questa idea del barbaricino che vuole essere lasciato in pace, quindi questa idea della pace è proprio, non si deve fare, è brutto, è contrario proprio alla, non si deve fare. I margini di manovra per rivendicare quell'autonomia garantita per un popolo federato, questa è una citazione storica, non mi dilungherò, presuppone un trattato scritto che con i barbaricini non c'è, si restringono ogni giorno di più, perché ovviamente i romani, no, fetenti, dicono sì, siete indipendenti, poi in realtà non è vero. Sullo sfondo della grande storia, la Sardegna, baluardo occidentale di una cristianità che avanza lenta ma inesorabile, lenta ma inesorabile, siamo nel VI secolo, voglio dire, la Chiesa è libera di professare da 300 anni. Cosa succede? Subisce le scorrerie dei Longobardi e vive in una nuova fase nell'eterna ribellione contro l'autorità. Di nuovo ricorre questo tema. Ospitone, allora, abilmente, cerca di far sopravvivere il suo popolo ai nuovi venti di guerra senza sottrarsi allo scontro che può avere questa volta conseguenze tragiche. Quindi vedete ancora lo scontro. Ora, in realtà, non è vero niente. Questa è la questione. Non c'è base. Non c'è quella pretesa di scontro e di conflitto tra culture che noi oggi tendiamo a considerare assodata. E quindi se andiamo a fare un lavoro di bisturi, andare a vedere le fonti a ritroso e cercare di capire su cosa si struttura il dato, vediamo che le basi che noi consideravamo granitiche sono in effetti piuttosto traballanti. Quindi poi magari avremo modo di parlare in sede di discussione. Io adesso vi ho lasciato questa, diciamo, questa sorta di curiosità, però cedo la parola e vi ringrazio per l'attenzione.
scusate, solo per dirvi. Grazie. Grazie ragazzi per essere venuti. Accomodatevi, nel frattempo che state seguendo. Allora, nel frattempo ringrazio Marco per il bellissimo intervento, vi pregherei di accomodarvi. Seguiamo l'excursus storico con un nostro vicino di casa, con Giuseppe Secche. Giuseppe viene dal Vodda. A Giuseppe devo tanto, dobbiamo tanto per la riuscita di questo evento. Siamo da diversi mesi che ci lavoriamo cercando di far quadrare, diciamo, sia relatori sia parte di tutto il progetto. Per cui lo ringrazio particolarmente. Proseguiamo quindi con l'escursus storico e siamo molto curiosi delle suggestioni che ci darà adesso Giuseppe. Grazie. Tanto grazie, sono io che ringrazio Gianmario in realtà, perché con lui chiaramente l'amministrazione di Galway, perché appunto questo era un buon esperimento e mi pare che l'esperimento, almeno la prima parte, sia riuscito, perché avere una sala piena a Cagliari non è facile, all'Università di Cagliari non è facile. Averla a voi vuol dire tanto, credo che voglia dire tanto. Dopo la curiosa esposizione di Marco è un po' complesso prendere la parola, perché la mia realtà sarà molto curiosa, nel senso, io se avessi saputo quello che tu avevi intenzione di dire avrei continuato un po' prima. Cioè avrei preso avrei iniziato a trattare l'argomento 200 anni prima. Invece ho fatto un salto, nel senso che il mio intervento si basa su quella che è l'epoca pienamente medievale, l'epoca giudicale. Noi sappiamo che in Sardegna, a partire dal XI secolo, giù di lì, in realtà non abbiamo una data ben precisa, X-XI secolo, nascono questi quattro giudicati. Quattro giudicati sono quattro regni, quattro stati, Cagliari, Arborea, Torres e Gandura, i quali hanno una vita diversa, il più longevo è quello d'Arborea, che termina nel 1409. Le Barbagie, come noi riconosciamo, questo, quello in rosso è quello che tradizionalmente si definisce il territorio barbaricino. In realtà poi questo territorio si amplia un po', perché alcune volte sale verso su, per esempio anche Bitti molto spesso è considerata Barbagia, la stessa Nuoro, alcuni territori del Nuorese, parte dello Jastra è considerata Barbagia, e anche nelle fonti lo ritroviamo, troviamo un po' di incertezza su quali siano i confini, però da un punto di vista istituzionale noi andiamo a considerare come Barbagie questi quattro territori, la Barbagia di Belvitti, l'Olai, di Seulo e Mandrorisai. Però se noi andiamo a vedere quello che è l'istituzione, dove si collocano queste quattro regioni, ci rendiamo conto che sono a cavallo in realtà tra due giudicati, quindi tra due stati. Perché la Barbagia di Seulo, quella che sta a sud, non fa parte del giudicato d'Arborea, ma fa parte di quello di Cavari, di Cagliari, la cui capitale è Santa Igia, dove oggi grosso modo c'è il centro commerciale Santa Gilla, o città mercato, per chi è degli anni 80. La parte nord, invece, quindi Barbagia di Olai, la curatoria di Austis, che molto spesso rientra all'interno della Barbagia di Olai,
il Mandrolisai e la Barbagia di Benin fanno parte del giudicato d'Arborea. Quindi due stati, due regni che si combattono tra di loro. Quindi la Barbagia, in realtà, quella di Seulo con quelli di Orolai, combatteva in teoria. Andiamo un po' a vedere la situazione. Quindi, istituzione, abbiamo il giudicato, il regno, controllato dal giudice, il sovrano. Abbiamo le curadorie, controllate da un curatore. Il curatore è una sorta di governatore della provincia, nominato direttamente dal sovrano, nominato direttamente dal giudice, ha diversi ruoli. I ruoli principali sono quello di difendere la curadoria, controllare che vengano pagate le tasse e garantire l'ordine interno. E poi abbiamo l'elemento minimo dell'amministrazione giudicale, l'elemento di base, la villa, sa vita, il paese. Nel paese c'è che cosa? C'è quello che è, di fatto è il tessuto connettore dei giudicati, c'è una persona. Le persone che stanno sotto un maggiore di villa. Il maggiore di villa chi è? Una sorta di sindaco, possiamo fare questo paragone, un paragone un po' improprio in realtà, perché non è elettivo, per tutta una serie di motivi. E soprattutto perché in qualche modo è frutto di che cosa? È figlio di che cosa? È figlio dell'alta società del paese. Ok? Quindi le famiglie più importanti erano quelle che riuscivano a piazzare il maggiore di villa, i giurati e così via. Ora, dalla Barbagia alle Barbagie. Cosa significa? Significa che questa organizzazione che noi vediamo e che io vi sto raccontando come una realtà giudicale, in realtà non vuol dire nulla. Perché abbiamo detto che i giudicati nascono attorno, una data indefinita, attorno all'11-12 secolo, finiscono nel 1400, quindi sono fra i 350 anni di storia. Ora, questo periodo qua, forse anche di più, questa situazione qua, in che periodo è? Questa situazione qua è nell'ultimo periodo delle vicende giudicali. L'ultimo periodo, 300. La parte di Seulo, essendo di Cagliari, è seconda metà del 200, però questo è, diciamo, una fotografia dell'ultima parte di storia dei giudicati. Perché la prima com'è? La prima in realtà non lo sappiamo, però abbiamo una serie di documenti. Allora, in realtà, nel momento in cui noi andiamo a fare la storia di questi territori, ci scontriamo con un problema. I medievisti, tendenzialmente, quando iniziamo una conferenza, iniziamo un articolo, mettiamo sempre le mani avanti e diciamo: in Sardegna non ci sono fonti medievali. Non vogliamo dire che non ci sono fonti in assoluto, se vogliamo dire che non ci sono fonti sarde. Abbiamo pochissime fonti sarde. Per andare a trovare informazioni su qual è lo stato della Sardegna medievale, dobbiamo andare fuori, dobbiamo andare a Genova, dobbiamo andare a Pisa, a Barcellona, a Maiorca, a Marsiglia e così via. E lì troviamo delle informazioni che però chiaramente sono informazioni indirette, come queste città, queste potenze organizzavano il territorio in Sardegna, però manca tutta quella che è la documentazione giudicale. Salvo che in alcuni casi, questo è uno di quelli. Questo è il Condaghe di Santa Maria di Bonarcalo. Il Condaghe non è altro che un registro patrimoniale di un'abbazia. L'abbazia di Santa Maria di Bonarcalo. Penso che molti di voi l'abbiano vista, qualcuno di voi è andato a Bonarcalo. È un'abbazia che viene fondata nel 1110, questo pure la tradizione, dal giudice Comita. E il giudice Comita, nel momento in cui fonda l'abbazia, gli dà una serie di territori. Tra i vari territori che gli dà un territorio, un fondo rustico ad Austis. Grazie a questa presenza di camaldolesi ad Austis, noi riusciamo ad avere tutta una serie di dati, noi qui dentro troviamo tutta una serie di dati relativi al territorio attorno ad Austis, quindi Mandrolisai, quindi Barbagia di Orolai, eccetera, eccetera, e quindi questa diventa una fonte straordinaria per questo territorio qua, assieme ad altre. Queste sono delle pergamene, si trovano. Questa è una pergamena, si trova a Genova, è uno scambio tra due territori. Il giudice di Arborea, Torbeno, scambia un territorio con il suo cugino. Qual è l'informazione importante? L'informazione importante è chi compare tra i testimoni. Tra i testimoni compare un tal Costantino de Villavettere, maggiore de Equas, ma soprattutto curatore de Barbaria. Quindi curatore di Barbagia. Punto. Siamo nel 1102.
1146, andiamo un po' rapidi. Altra concessione da parte del giudice d'Arborea. Tra i testimoni compare Orsotto dell'Acon, curatore di Barbaria. Anche qui, curatore di Barbaria. 1146-1164, qui un documento che non riusciamo a datare con precisione, ma siamo in questi anni. C'è un processo, il giudice che deve amministrare la legge, il diritto, è Petru de Serra Passante, curatore de Barbaria. Punto. A questo punto abbiamo un problema. Il problema qual è? È che noi, è vero che le fonti sono poche, i dati sono pochi, però in tre casi su tre ci troviamo un curatore de Barbaria. Cosa sembra significare questo? Questo potrebbe significare il fatto che in realtà le Barbarie non hanno quell'istituzionalizzazione che abbiamo visto prima, cioè non sono ancora divise. Esiste un territorio che è il territorio di Barbagia, che ancora non è partito al suo interno. E la situazione cambia alcuni anni dopo. Verosimilmente tra il 1160 e il 1180, queste sono date, stiamo andando un po' a spanne, ma indicativamente è probabile che in questo ventennio sia successo qualcosa. Perché? Perché a partire da questi anni il curatore non è più de Barbaria, ma inizia ad essere, per esempio, 1184, questo Comida è curatore de Barbaria de Alasla. Alasla, la storiografia sembra concorde nel interpretarlo come Barbagia di Ollolai. 1198, curatore de Mandrolisai. Primi anni del 200, curatore de Ortueri, quindi Barbagia di Velvino. 1205, curatore de Austis. Cioè, nell'arco di 20 anni la situazione è cambiata, è diventata molto più complessa la situazione istituzionale. E ora possiamo definire queste Barbagie. Cioè, in questo momento, tra il 1160 e il 1180, le Barbagie diventano realmente quattro, da un punto di vista istituzionale. Però, ragazzi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il giudice ha necessità di controllare meglio questo territorio. Perché? Ma per tutta una serie di motivi, evidentemente l'istituzione giudicale si sta perfezionando, cioè arriva a controllare direttamente il territorio, arriva a verificare che le tasse vengano pagate, arriva a controllare l'economia, arriva a controllare le forze militari, insomma, cerca di controllare meglio un territorio che fino a un momento prima non riusciva a controllare. Penso che molti di voi lo conoscano questo documento. Questa è la pace del 1388. Anche qui dobbiamo andare un po' rapidamente. 1323 la Sardegna viene conquistata, parte della Sardegna viene conquistata dagli aragonesi, dai catalano-aragonesi. L'Arborea rimane indipendente, anzi appoggia e alleata degli aragonesi, scacciano i pisani, quindi con tutta la Sardegna, escluso il giudicato d'Arborea, diventa aragonese. E però c'è un problema. I catalano aragonesi vogliono controllare direttamente l'isola per questioni strategiche, per questioni economiche, commerciali, quindi l'Arborea diventa una spina sul fianco. Tant'è che tempo 30 anni scoppia la guerra. La guerra tra l'Arborea e i catalano aragonesi. È una guerra che dura fino al 1409. Sono circa 50 anni di guerra, più o meno guerreggiata. In uno di questi momenti di pace, nel 1388 Giovanni d'Aragona firma una pace con Eleonora d'Arborea. Non sarebbe niente di straordinario se non fosse per questo fatto qui. Questa pace non viene firmata solo dai due sovrani, ma gira tutto il giudicato d'Arborea per ricercare che cosa? Per ricercare l'appoggio delle popolazioni, qui il termine è un po' forte, ma più che altro per ricercare l'appoggio dell'intero giudicato. Quindi va curatoria per curatoria e si registrano i nomi dei maggiori di villa, i nomi dei giurati, i nomi di alcuni abitanti, verosimilmente quelli più importanti. E quindi ne abbiamo una fotografia di che cosa? Di qual è il quadro istituzionale della Borea nel 1388, parziale perché mancano molti paesi. Però nel 1388 noi Barbagia di Rolla, curatoria di Austis, abbiamo che cosa? Abbiamo questo abitante di Gavoi, Bernardinus Lepore. Bernardus Lepore, che è syndicus actor et procurator, cioè di fatto viene nominato come
no, non come sindaco. Il sindaco sta a indicare il procuratore. Di fatto la Barbagia di Lollai e la curatoria di Augustis lo nomina come proprio procuratore. Dovrà andare poi a Oristano a fare le veci di questo territorio. Però sono presenti che cosa? I vari ufficiali, quindi abbiamo il curatore della Barbagia, che è Pietro Deiano, abbiamo poi i vari paesi, Mamoiada, Lollai, Fornio, Sai, Lodine, con Maggiore De Villa, Giuratti e alcuni abitanti. Mandro Lisai è Barbagia di Belvì, stessa cosa, Jacobus De Sì e Sorgono è il procuratore, Ioanne De Pinna è il curatore, sì, il curatore, il luogotenente di questo territorio, e poi abbiamo Sorgono, Col Maggiore De Villa e gli abitanti Giuratti, Azzara, Spasulè, Meana, Tonara, Desulo, Belvì, Arizzo, Samugheo, Leonissa e Orturelico. Questi sono 17 fogli. Se mi giurate che non lo dite a nessuno, io la faccio vedere, però ho spergiurato di non farla vedere a nessuno. Sono 17 fogli di pergamena per un totale di un rotolo di 9 metri. Cioè questo documento qui racchiude circa 6.000 nomi. Mi pare che la parte che interessa a noi sia... Saatala in diversi posti, perché essendo una pace firmata tra Eleonora d'Arborea, questo è il passo che interessa a noi della Barbagia di Lollai, questo marcato in verde. Si trova in diversi punti, in realtà non è mai stata studiata approfonditamente, questo è un po' una lacuna, però si trova a Cagliari, in due coppie, una è questa coppia, quindi la coppia ufficiale, un'altra è la coppia ricopiata per questioni amministrative degli uffici, e un'altra si trova a Barcellona, almeno un'altra, qui dovrebbero essere almeno tre coppie. La mancanza di alcuni paesi è un problema, perché questa mancanza potrebbe essere spiegata con una lacuna nella copiatura, quindi sono saltate delle righe, oppure alcuni abitanti non sono stati informati, alcuni paesi non sono stati informati, perché c'è un procuratore di Gavoi e poi manca il paese di Gavoi, perché manca Vota, perché manca Oleri, perché mancano tutta una serie di paesi che noi sappiamo esistere in quel periodo storico? Non lo sappiamo. È anche probabile che alcuni paesi non abbiano partecipato, perché